alle mie spalle potete osservare la nuova vista che i varesini potranno fruire all'inaugurazione di questo nuovo spazio, di questo nuovo spazio pubblico di piazza che sta in cima a Piazzale Kennedy. Uno spazio polivalente che è immaginato per ospitare piccoli mercati alimentari, per ospitare anche manifestazioni culturali, concerti, cinema all'aperto e quant'altro. E alle mie spalle invece trovate appunto il nuovo terminal bus, che è stato asfaltato recentemente, che ospiterà il terminal del trasporto estrourbano, il terminal collegato direttamente con la stazione delle Ferrovie Nord, che sta appunto invece al mio lato, e che quindi andrà a creare un nuovo polo della mobilità intermodale, quindi un collegamento molto più rapido, molto più veloce e molto più comodo per i viaggiatori che utilizzano la stazione, che utilizzano il trasporto extraurbano, un polo attrezzato anche con una sala viaggiatori che sta sotto di noi, esattamente sotto di noi, dove i viaggiatori potranno ricoverarsi se fa freddo, potranno acquistare i biglietti, potranno bere un caffè perché ci sarà anche una caffetteria bar, e quindi un polo che porta il trasporto e la mobilità della nostra città in una nuova fase. Dalla fase un po' antiquata del passato, dove appunto i viaggiatori aspettavano l'autobus sotto la pioggia, al freddo, senza neanche una pensilina che li ricoverasse, a una nuova fase molto, molto diversa e speriamo di incremento ancora di più del trasporto pubblico. Ovviamente tutto questo lavoro si sposa con il lavoro che è stato fatto in Piazzale Trieste, e che sarà fatto perché verrà completato nei prossimi mesi, dove verrà realizzata una nuova piazza pedonale, sempre in sinergia, invece in questo caso con la stazione di Ferrovie dello Stato, per fare una sorta di salotto del trasporto, per così dire, un posto dove i viaggiatori potranno anche qui entrare e fruire come avviene in altre città, penso Piazzale Cadorna, ma anche la piazza davanti alla stazione di Bergamo, e quindi una lunga promenade, una lunga passeggiata pedonale, una nuova area pedonale che dalla stazione dello Stato fino a Piazzale Kennedy potrà appunto animarsi di nuova vita. Il terminal bus potrà essere fruibile con alcune limitazioni, però sicuramente tornerà a funzionare per il trasporto pubblico entro la fine di quest'anno, prime settimane dell'anno nuovo. Quindi tutti i bus che oggi sono ospitati in Piazzale GZ torneranno a casa, tra virgolette, e potranno tornare a funzionare come in passato, anzi meglio che in passato. E Piazzale GZ verrà quindi riadibito a parcheggio delle auto. Dall'altra parte, Piazzale Trieste, si completerà la prima metà della piazza nelle prossime settimane, e successivamente, in conseguenza appunto, del trasferimento di tutti gli autobus, anche quelli che sostano temporaneamente nella metà più verso il centro cittadino, torneremo a lavorare nella seconda metà di Piazzale Trieste per completare anche in quell'area la pedonalizzazione. E questa piazza verrà completata nel 2023, così come nel 2023 si aprirà definitivamente il sottopasso che è già stato impostato dal punto di vista strutturale. Nel 2023 è anche prevista la conclusione del centro diurno che sta in fondo al Piazzale Kennedy.